fissato alle 22 di stasera il termine delle ricerche intorno ai resti dell'Airbus russo della Metrojet, precipitato nel Sinai sabato scorso, uccidendo 224 persone. L'obiettivo è setacciare un'area di 40 km quadrati di deserto per capire cosa ha causato il disastro. Un'ipotesi sta prendendo forza, quella di un'esplosione a bordo del velivolo, probabilmente causata da una bomba imbarcata in una valigia o con altro mezzo da uomini dell'ISIS o di un gruppo affiliato. Ne è convinta l'intelligence americana anche sulla base di una rilevazione satellitare che individuava sabato nella zona interessata un improvviso lampo di calore, oltre che su altre informazioni raccolte e sulla rivendicazione fatta circolare su internet dallo stesso califfato come rappresaglia contro l'impegno militare russo in Siria. Di significativa possibilità che si sia trattato di un attentato parla anche il governo di Londra. Il ministro degli esteri Hammond comunica che nessun volo britannico decollerà da Sharm el-Sheikh, aeroporto da cui proveniva l'aereo caduto, fino a che non saranno innalzati e verificati tutti gli standard di sicurezza. Un grande disagio per i cittadini del Regno Unito, ma pure una pessima pubblicità per i resort sul Mar Rosso e quindi per l'economia egiziana colpita, come già quest'anno la Tunisia, dalla strategia dei terroristi nel florido settore turistico. La scelta di Londra è stata male accolta al Cremlino, interpretata come un segno di cedimento alle minacce dell'ISIS e una indebita pressione perché cessino i raid aerei in Siria. E sempre da Mosca si respingono tutte le ricostruzioni finora circolate, ribadendo che solo la chiusura delle indagini in corso fornirà la verità. E viene confermato che tutti gli aerei russi continueranno a volare da e per Sharm el-Sheikh.